Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con il quinto episodio di Hellblade: Senua's Sacrifice. Abbiamo fatto questo frammento di spada che non ricordo onestamente qual è, forse era quello là dei mondi, diciamo, che si vedevano sanati e non sanati. Andiamo a farne un altro, che proseguiamo da qui. No, se non ricordo male dovrebbero essere 5 frammenti. Vabbè, ma è inutile che io ve lo dico, io so che devo stare zitto, sennò che walkthrough è che qui. Allora, facciamo questo. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. È roba brutta. Cioè, praticamente ha dimezzato la popolazione in quell'epoca. Vediamo che cos'è sta. Cos'è? What is this place? Allora, sembra una palude. Qualcosa. Dove siamo? Oh. Dio. Phidias, the light. Delia. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Eh sì, non perderlo di vista, però. Dove è andato? It's a Purtroppo test. lo devo provare. Like the old warrior trials. Dillian will help me. Mamma mia, che schifo, Just sarà che one cos'è sta roba? stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian at the others. But the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like them. You have to find Dillian. Eh sì, ora lo trovo a Dillian. Allora, ci sono questi portali che rivelano le robe strane. Ok, qui ancora lo dobbiamo risanare. Ragazzi, riesci a vedere la luce? Dov'è? Dov'è? Allora, qui ci apre un passaggio, perfetto. Manca un pezzo di scala, però. Probabilmente appare. Vediamo, qua c'è una narrazione, un narramento. The Northmen speak of a death moon. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhand, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. And if you see the death moon, then beware. Because there will be death in the house. La luna della morte. She did it. You fixed the bridge. She fixed it. You passed the trial, get to the house. Ok, scendiamo. Abbiamo sistemato la casa così possiamo raggiungere Dillian. È un gioco molto strano, molto narrativo, quindi molto probabilmente sarà noioso da guardare, perlomeno cioè ascoltare me che parlo poco. Mi sono perso, stavo guardando da tutt'altra parte. Dove cacchio è il ponte? Ok, il ponte è qua. Oh, perfetto. Magari molti di voi saranno concentrati sulla trama e addirittura potrebbe dar fastidio la mia voce, quindi cerco di parlare il meno possibile. Qua è diventato tutto schifo. Vediamo cosa c'è qua dietro prima di entrare.
c'è nulla, Andrea. Genoa! Come to me! Dove sei? I'm here! No, dove I'm sei right tu? Here. Are you in this? Find him. Come out into the find him. The runes. Focus. Dillion! Allora, dobbiamo trovare i simboli. Credo siano qua in questa luce. Questo luce. Ok, Dillion. Oh, oh. It's close, it's close. Move away. Ok, qua. Esci o brucerai, esci o brucerai, quindi mi devo sbrigare. Ok, ok. Passa sotto. Ok. C'è un'altra luce dai corridoi di casa, no? Corre. No, non dovevi entrare, ma porca miseria. Non dovevi entrare, non dovevi entrare, era qua. Ok, perfetto, dai, 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 via, 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 via. Che robe. Ok, poi c'è l'altra luce. Mette l'ansia, mettono l'ansia queste cose, grazie a Dillion. Mi ha aiutato. Via. Speriamo che ti sta facendo la strada giusta. Sembra un labirinto. Cioè, la prima volta allora ho avuto un culo pazzesco a ritrovare la via. Qua è trovata. Trovata, focus. Via, via, via. Pussa via, via. Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Lui era l'unico che non la vedeva come un mostro, chiaramente. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? Se fosse inutile cosa? Ah, ok, entrare a in possesso di questi frammenti. Sempre questa cosa è un trucco. E se la rido. Ok, rieccoci, purtroppo aveva staccato la registrazione. E siamo qui in un nuovo video, ovviamente. Ciao 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 a tutti.
Allora, entriamo in un nuovo frammento di spada. A king in the north forced the dwarves the king of the north never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. Tyrfing, sempre i nani ci colpo. Il signore degli anelli, i nani, e l'hobbit, i nani. Allora, cosa è cambiato? Where are we now? So strange that we go to such lengths to bury death. No, lo stesso posto, ma in un posto differente, al contempo stesso. Ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones. Then comes the reckoning. Ok, entriamo qua in questo tumulo. Questo è molto interessante, questo frammento di spada è molto molto interessante. Ecco perché è interessante. Io queste cose le devo giocare a luna di notte, chiaramente. Like when we first met, remember? Accendiamo così ci ricordiamo i luoghi dove siamo stati. There he is. Dillian, there he is. Finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? Just wait there. I'll find you. Ok, dobbiamo trovare un modo per andare a raggiungere Dillian o la sua anima. Allora, qua c'è buio pesto. Non si può accendere nulla? Per favore, che io sento rumori in cuffia inquietanti. Poi è stranissimo. Come, nonostante un gioco lo si sia completato... Tu hai sempre paura che cambi qualcosa. Va bene, ok, tanto siamo qui, ascoltiamo. Herod disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island. And that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Dannati nordici. Can I hear him? Ok, siamo vicini, no? Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Sembra che stiamo girando in tondo, quindi ho paura di perdermi. Pensa bene. Ma questi sono i...
gli enigmi, cioè diciamo enigmi ambientali, quelli classici che uno risolve al culo. Ok, andiamo dove Dion si sente più forte, diciamo, da questo lato. Ok, infatti una strada nuova passiamo sotto questo. Si è distorto tutta quanta l'immagine. Non ci avevo fatto caso la prima volta. Ci sono questi rumori molesti all'orecchio. Ok, siamo arrivati. Apparentemente. Che cose carine. Di cosa hai paura, Sam? It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? The chief had some. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy. Is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! E le sue paure magari erano quelle di dire al padre appunto che andava via di casa perché fino a quel momento era stata tra virgolette protetta dai da suo padre. Ok, ne manca solo soltanto una. Solo un frammento manca. Allora scendiamo, andiamo a farlo. Stranamente, quando suo padre ha detto è un trucco, is a trick, sembrava molto. Sta svanendo nei tuoi, con i tuoi ricordi. Sembrava molto quello che pensa Senua o quello che gli dicono le voci. La stessa cosa sembra, is a trick. Questo dovrebbe essere l'ultimo frammento. Say that their all father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life
and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Che sarebbero quelle che poi noi andiamo ad ascoltare nei glifi nordici in giro per le mappe. Ok, qui praticamente noi dobbiamo... The voices, they've gone. I'm still here. So quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Affidarci ai nostri sensi, che sarebbe quello del focus di R2, e quindi cercare di... Se stiamo fermi in un posto, ad esempio qui, è come se lei visualizzi... quello l'altro verso le orecchie, gli altri sensi. Quindi dobbiamo andare molto piano. Questo in cuffia è fondamentale praticamente. I can't go on. Lillian. Find a way. I'm not leaving you here. Faccio silenzio così. Medesimate. Lei, vedete, ha lo sguardo perso nel vuoto. Effettivamente non vede una cippa lippa. Questi rumori. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Reached the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Ok, dobbiamo seguire l'acqua. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of it. It won't let me go. Then look for another way and tell me. It seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? I know what's inside. Don't be afraid. Sti schifi, dobbiamo cercare di fare
Meno rumore possibile. Purtroppo sentite piano le loro voci, perché chiaramente lei si deve affidare ai suoi sensi. Forse quelli di qua. Questa credo sia l'uscita. Ok. Leave it behind. Ok, andiamo avanti. Non si vede niente. Ecco, qua si vedono schifi muoversi. Quindi credo che devo evitare. Credo che devo evitarli. There is more of them. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. And no. You can do this, huh? Sono molto vicini. Porca miseria, che si vede che cambia la visuale. Mamma mia, che ansia. Qua c'è un altro. No, non mi vedete. Non mi vedete, mamma mia. E che cappero però! Posso fare la mia stessa strada. E rompere le balle a qualcun altro. Vai, corri. Ok. Ok, siamo riusciti a passare, sperando che è l'ultima zona, perché non lo ricordo proprio. Ok. I think I'm in a house. It stinks. Death. The darkness is testing you. Control. Vai a stare in equilibrio buio. C'è qualcosa che si muove sotto. As well. Don't turn back. We're getting close. Ok. Aggiungiamo la luce. Corre, corre, corre. Corri, corri, Senua. No, è sparito. Dove sei? Lillian, is that you? I can see a light. Yes, I can see you too. Ci siamo, dai. Even trapped within herself in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. Comes for me. I have no power over it. But here, for the first time,
Someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. La speranza, quella che ci tiene a casa, come diceva la piccola Pandora in God of War 3. Ok, adesso abbiamo finito, quindi possiamo andare all'albero a recuperare la spada, la presunta spada. Ce l'ha fatta, infatti. Dobbiamo fare un giro molto largo. With grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim. And challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And his sword will lead me to him. Like when we first met. Ok. Adesso possiamo tornare a combattere. Si spera. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. And she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Poteva essere facile. With Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. The plague. Tell you. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. At least. Benvenuti all'inferno. Ah, ok, se non focus. Se non focus non parte. Ok. Dai. Scatenando tutta la sua rabbia repressa, non ha potuto combattere fino ad ora, e soprattutto perché è stato accusato di praticamente omicidio di massa. È stata lei a portare l'epidemia. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them, the ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why,
must they pay for your heresy? Questa è tutta la rabbia di sangue. E poi diventerà anche la vostra, perché vi sentirete coinvolti in questa battaglia. Sono fuori dietro di me. Bestione. Casa abbastanza per tutto quello che ha passato. Non ricordo da dove cavolo si andava. Infatti, vado sbagliato. Come non detto, non ci sono questi amiconi che mi fanno compagnia. Ok, passiamo sotto l'arco di pietre. Un'atmosfera fantastica, per quanto macabra, ma fantastica, fatto molto molto bene. Mama! I need you! Help me! To the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Devo recuperare Dillion. Fai trucchi con me. Personalmente a livello di sensazioni è molto più immersivo di God of War. Fosse stato così, se è stato così l'avremmo sentita molto di più la vendetta di Kratos nei confronti degli dei dell'Olimpo. Mi ha ucciso, maledetto, disgraziato, sono morto. Questa credo sia la prima morte da quando abbiamo iniziato. Sì, è la prima morte da quando abbiamo iniziato. Maledetti schifosi. Erano in tre. Allora, cerchiamo di toglierci subito sto ciccione. Focus is coming back.
se si mettono in più di uno ti massacrano. Ok, andiamo. Ok, parato anche questo. Sono tre. Dietro a noi. Ok, preso. Grandissima parata, bellissimo. Ok, cerchiamo di togliergli. Ok, abbiamo fatto fuori quello gigante. Un altro. Vai Senua. Siamo tutti con te in questo momento. Focus the only way, è l'unico modo. Sto fatica a chi tuo, io sto ammazzando a lui e devi intervenire. Ok, parata. Sì. Suffer with the brethren in this rot and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve? Give the darkness what it wants, and let it swallow its soul and destroy the whole that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around. Alzati. What hope is there for you, even if a soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Questo è andato. È finita? No. È lunghissima. È lunghissima questa. Mamma mia che sofferenza. È proprio questo. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and Senua. You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead. Io cerco di non dire
delle mie opinioni sulla trama, perché già so ovviamente come va a finire, e voglio che voi vi concentrate e cerchiate di capire cosa c'è dietro la trama di Hellblade. Guardate questo muscolo tutto bruciato. Siamo proprio nel profondo delle paure, degli incubi di una persona. Siamo al centro. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Non l'ha mai detto perché sono i suoi pensieri che portano a pensare. Sono le sue paure. He's a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Chiaramente quando voi lo vedete pulita in faccia è un ricordo del passato. In questo caso, dopo la tragedia, se no aveva magari pensato al suicidio. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. La tragedia è chiaramente quello che ha segnato la mente di Senua, il perché pensa in questo modo, il perché agisce in questo modo, e tutto quello che ha perso, e tutto quello che rivuole indietro. Va bene ragazzi, abbiamo esplorato le profondità dell'Ade insieme a Senua, e noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti, alla prossima!